Alimen 2014 al via, concorso del Gran Trofeo d'Oro e non solo, oggi inaugurazione, prossimi giorni si svolgerà sia la manifestazione di espositiva che anche questo concorso. Daniele Molgo, la Presidente della Provincia di Brescia, impegnata come sempre la Provincia in questa iniziativa. Si diceva in conferenza stampa, finché c'è la provincia ci sarà anche il concorso, poi si vedrà. Ma questo è uno degli aspetti assurdi di questo paese, fatto al contrario, nel senso che vengono tutti trattati sempre allo stesso modo, no? Chi ha fatto rispetto a chi non ha mai fatto nulla. La provincia si è sempre distinta per un'attività legata alla promozione del territorio, cercando di creare un sistema a Brescia legata ai prodotti enogastronomici, agli aspetti turistici e agli aspetti culturali che contraddistinguono la nostra provincia inteso come territorio, cercando di far capire che la provincia di Brescia ha delle tipicità particolari e anche una varietà enorme di prodotti, di luoghi, e quindi con appetibilità dal punto di vista delle produzioni agricole da un lato, delle attività culturali dall'altro e dei luoghi turistici da un altro ancora. Tutto questo insieme costituiscono un'identità territoriale senza pari. Noi abbiamo cercato di incentivare, di far capire tutte queste cose con diverse iniziative. Il Gran Trofeo di Ristorazione è tra l'altro un aspetto particolare, la maggiore iniziativa in questo genere a livello nazionale, che riguarda la formazione professionale dei ragazzi che nell'alberghiero hanno a che fare in cucina con tanti prodotti. Utilizzano in questo modo i prodotti bresciani, quindi si abituano a trovare e a utilizzare i nostri prodotti nelle diverse regioni d'Italia. Da un lato questo, dall'altro iniziative per la nostra impresa come marchio Made in Provincia di Brescia, per rendere riconoscibili quelle che sono le imprese del territorio, che spesso sono magari di piccole dimensioni o spesso neanche i bresciani conoscono. Tutto questo legate a promozioni turistiche, legate a iniziative di tipo culturale, come ad esempio la mostra che verrà inaugurata questo prossimo fine settimana, che lega l'attività alle opere degli artisti bresciani, una serie di itinerari proprio su tutto il territorio bresciano, che sono l'anticamera dell'Expo. Noi l'Expo l'abbiamo già costruito per quello che ci riguarda ed è già pronto, con un anno di anticipo. Questo è stato realizzato grazie agli interventi della provincia, con la collaborazione di amministrazioni locali particolarmente sensibili come ad esempio quella di Montichiari. Cerimonia ufficiale di premiazione di questo Gran Trofeo d'Oro della Ristorazione Italiana, con prodotti, aggiungo io, con prodotti da terra bresciana. Ospite d'onore Gualtiero Marchesi, ha voluto essere presente, quasi un passaggio di consegna a questi giovani. Maestro, credo che abbia avuto un grande interesse, un grande successo, soprattutto vedere questi ragazzi che si impegnano. Quando si vedono dei risultati come quelli che sono stati visti oggi, credo che ci sia da ben sperare. La cucina intanto è in grande movimento, per cui succede sempre qualcosa di nuovo. Allora, c'è una frase, mi ricordo, credo un filosofo francese, che dice: le novità si ottengono arrangiando in maniera inedita le cose del passato. Perciò noi dobbiamo essere capaci di fare la nostra cucina modernizzandola, attualizzandola, perché un grande cuoco come Bocuse disse più di 20 anni fa che la cucina francese decadrà quando i cuochi italiani si renderanno conto del patrimonio di prodotti e di ricette che abbiamo. Pensi lei. Un messaggio a questi ragazzi, ma soprattutto sa che qui a Brescia abbiamo delle grandi scuole di cucina, istituti alberghieri. Il messaggio che lei vuol dare a questi ragazzi che si avvicinano a questa professione? Ma il messaggio è quello di cercare di non stupire la gente. La gente non vuole essere stupita, la gente vuole mangiare bene. L'altro giorno ho fatto un'esperienza da un cuoco che credevo più positivo, invece forse per esibirsi, no, ha fatto una cena che io non gli conoscevo. Io vorrei che tutti imparassero un po' dai giapponesi, che se gli fai vedere una cosa una volta, due, tre, dopo la fanno sempre così. D'altronde, se lei fa un paragone con il musicista, che quando suona un pezzo lo suona per ore in continuazione, lo ripete per migliorarlo e non per fare qualcosa d'altro, no? Per rispettare quello che è la ricetta. Esiste una ricetta, bisogna essere capace di eseguirla sempre così, perché eseguendola sempre così la si migliora.
se si continua a cambiare non si migliora niente. Conclusione di questo Gran Trofeo d'Oro, confusione alla grande, Paolo Massobrio lo speaker ufficiale, il conduttore, ma avevamo anche dei personaggi importanti a questa cerimonia ufficiale di conclusione. Paolo, forse potrebbe essere l'ultima edizione di questa, lo sai, il discorso delle province che spariranno è rimasto in dubbio, questo quanto ci ha detto l'assessore. Concludiamo in bellezza però con il grande maestro della cucina, con te che hai presentato, ecco, diamo anche i nomi di chi ha vinto. Beh, intanto non credo assolutamente che sia l'ultima edizione. Potrebbe. No, questo concorso continuerà. Beh, ha vinto l'Istituto Orio Vergani di Ferrara, non è la prima volta che vince. Questo dice dell'importanza di questo premio. Questo premio è una scuola, perché hanno vinto scuole, quella di Udine, il Carlo Porta di Milano, al secondo e al terzo posto, che anche negli altri anni avevano vinto, per cui è un miglioramento continuo. Diciamo che quest'anno abbiamo visto dei piatti da professionisti più che da studenti, quindi questo è un bel segnale. Matteo Marchesi diceva, chiedevo io cosa vorrebbe che i ragazzi apprendessero, e lui diceva di fare le ricette come sono nate, non essere elaborate, essere inventate. La ricetta nasce così come la musica nasce così, le ricette devono nascere e morire come sono. Beh, qui c'era una ricetta di Gualtiero Marchesi, perché lo spaghetto col grana padano, che lui ha chiamato gli spaghetti alla milanese, è una vecchia ricetta di Gualtiero Marchesi che già si faceva alla sua osteria del mercato, e per cui i ragazzi hanno interpretato questo piatto e direi con grande soddisfazione, per cui sono anche loro in linea con quello che pensa il maestro e il presidente onorario della giuria. Tu sei esperto in questo settore, ovviamente sono uno dei massimi esperti in Italia. Come lo vedi la ristorazione italiana a livello professionale, a livello... Noi siamo un paese turistico, la gente viene qui, i turisti, quasi soprattutto per mangiare bene. Abbiamo i monumenti, quelli sono lì, sono fatti. Ma io la vedo molto bene. Il problema è che la ristorazione italiana soffre molti più mesi all'anno che in passato. La settimana è corta, vive solo di 3 giorni anziché di 7, e questo mette a dura prova alcune imprese che non sono le imprese familiari, per cui io spero che questo Expo del 2015 sia l'Expo dei territori e tutti possano rilanciare la vocazione turistica del nostro paese.